Martedì 19 luglio, ben ritrovati su Vercelli Web TV. Sgominata cosca dell''Ndrangheta che operava sul territorio dell'Alto Piemonte con coinvolgimenti nelle province di Biella, Torino, Novara e Vercelli. La squadra mobile di Biella e di Torino, con la Guardia di Finanza di Torino, coordinati dalla Centrale Operativa della Polizia di Stato di Roma, ha dato esecuzione a 15 misure di custodia cautelare in carcere ed un arresto ai domiciliari, oltre che ad obblighi di presentazione alla polizia con le accuse di associazione mafiosa armata, concorso esterno in associazione mafiosa ed altri gravissimi reati, tra i quali sequestro di persona e tentato omicidio aggravato. Nel corso dell'operazione Alto Piemonte, la polizia e Fiamme Gialle di Torino ha proceduto nel biellese all'arresto di 6 persone appartenenti alla cosca originaria di Cittanova, Reggio Calabria, tutte residenti tra Cavaglià ed Orzano. Un'altra persona è stata arrestata in Friuli ed una a Vercelli, arrestata dalla mobile cittadina. L'operazione si inserisce nel quadro di un più ampio, vasto giro sviluppatosi a livello nazionale. Un centro di selezione e recupero di plastica e imballaggi da raccolta differenziata è stato presentato in provincia di Biella e sorgerà entro un anno al Polo Tecnologico di Cavaglià. L'impianto sarà costituito principalmente da macchinari che separano le varie tipologie di polimeri plastici per avviarli poi al riciclo. L'azienda non tratterà materiale proveniente direttamente dalla raccolta differenziata, ma come centro di selezione secondario riceverà plastica che, dopo essere stata prelevata dai cassonetti, ha già subito un primo trattamento di cernita. Il centro di Cavaglià sarà il secondo di questo genere a essere realizzato in Piemonte. L'impianto a regime darà lavoro a 70 persone. Stasera manifestazione silenziosa in piazza Cavour a Vercelli dalle ore 21 per esprimere disappunto sulla situazione di disagio della sanità vercellese. Organizza Andrea Cherchi. L'evento segue la fiaccolata di giovedì scorso, sul quale torniamo a sentire opinioni alla nostra diretta. Insomma, è per dare una testimonianza diretta in difesa della salute, non solo dell'ospedale, ma di tutta la sanità vercellese. Purtroppo dobbiamo difendere a tutti i costi quello che sta accadendo, perché da Torino, come una scure, si sta abbattendo sulla testa dei cittadini vercellesi. Purtroppo stanno facendo dei tagli drastici. Ci ritroveremo ben presto con un ospedale molto ridimensionato. Facciamo calcolo che in tutta la provincia abbiamo perso. Siamo passati da 2.000 a 300 posti letto e in più questo va anche, voglio dire, a discapito di quella che è la qualità della salute, perché purtroppo i cittadini sono costretti poi a recarsi in altre città. Questo è uno solo dei pochi passi che da Torino stanno facendo in qualche modo per distruggere la nostra provincia. Ci stanno provando in tutti i modi e oggi ci siamo ritrovati anche con questo ospedale che è sempre più tagliato, dobbiamo a tutti i costi difendere. Noi in questo momento è solo un primo passo, quello di essere qui e testimoniare la nostra presenza con una politica trasversale, perché vedete rappresentanti politici praticamente un po' di ogni colore. E speriamo di non dover fare dei passi successivi poi da settembre in poi, perché dobbiamo difendere a tutti i costi la nostra sanità. È ora di non stare più in silenzio, di darci da fare. Il sindaco Mauro Forte e l'assessore Remo Bassini hanno incontrato venerdì scorso nel pomeriggio i responsabili del cantiere di RFI, Rete Ferroviaria Italiana, della zona di Viale Torricelli, via Giflenga. La situazione di tale parte della città era diventata insostenibile per gli abitanti da alcune settimane. Durante la notte le persone erano costrette a dormire con le finestre chiuse per evitare sia il rumore che l'odore dei fumi di gasolio utilizzato da mezzi che lavorano sulla ferrovia. Il cantiere deve provvedere al rinnovamento dei binari e al risanamento della massicciata sulla linea Torino-Milano e, data la tipologia del lavoro, non può che intervenire quando non vi è circolazione sulla linea ferroviaria e quindi durante la notte, al fine di non interrompere il consueto servizio di trasporti viaggiatori sull'importante tratta.
La riunione di venerdì si è conclusa con l'impegno di RFI a spostare la zona di lavorazione del cantiere, che prevede l'utilizzo di 2 locomotori diesel, fonti di rumori e fumi, ad almeno 500 metri di distanza dal più vicino insediamento abitato, in modo da limitare al minimo il disturbo. I lavori, che richiedono l'utilizzo serale dei locomotori, termineranno venerdì 12 agosto. Siamo in pieno periodo di diffusione della pianta infestante Ambrosia. Oltre a presentare attenzione per gli allergici, arrivano importanti informazioni dal comune di Vercelli. Sentiamo di cosa si tratta. Rimane in vigore l'ordinanza dell'agosto 2014 del comune di Vercelli riferita all'ambrosia. La pianta infestante annuale che fiorisce tra agosto ed ottobre, responsabile per mezzo del suo polline di allergie stagionali che si manifestano con sintomatologie respiratorie. L'amministrazione comunale, volendo disporre misure volte a limitare la diffusione della pianta, ordina ai proprietari delle aree dove crescono queste piante di vigilare sull'eventuale presenza di ambrosia, di provvederne alla eliminazione e invita i cittadini ad eseguire una periodica e accurata pulizia negli spazi aperti di propria competenza. Si è svolta venerdì 15 luglio a Gattinara la seconda edizione della Color Friday. L'evento, organizzato dai ragazzi di Estate Splash 2016 dell'Associazione Sportiva Accademia dello Sport di Gattinara. La manifestazione ha avuto un grande successo di iscrizioni, raddoppiando il numero dell'anno scorso con circa 400 persone. Si è trattato di una camminata non competitiva dove la maggior parte degli iscritti erano bambini con i loro accompagnatori, quali genitori, parenti e amici. Lo scopo della manifestazione è stato quello di promuovere i rapporti socio-familiari in un contesto sportivo non agonistico e divertente. Ed ora passiamo allo sport. Mentre la Pro Vercelli è a Cantalupa in ritiro precampionato, proseguiamo con la conoscenza dei nuovi giocatori della LG Trino che affronterà il prossimo campionato di eccellenza. Oggi tocca a Buscaro. Sono ritornato finalmente, sono contento. Tornato all'Ovile. Sì, sono contento, mi hanno fatto una grossa cosa i tifosi, la società, e sono veramente contento, è stato molto molto piacevole per me. E quindi ritorno a casa, io qua ho fatto bene, è una bella piazza, sono affezionato e sono contento. L'anno scorso una categoria in meno, una promozione, un campionato come? A due facce in realtà, perché siamo partiti non bene. C'erano stati dei problemi un po' all'interno del gruppo, società e tutto quanto, e siamo arrivati praticamente al giro di boa, quasi in zona play-out. E successivamente, con l'arrivo di un nuovo allenatore, bravissimo, un'ottima persona, ha cercato di tirare fuori meglio di noi, e clamorosamente la faccia della medaglia è cambiata e siamo riusciti a vincere un campionato con 13 vittorie consecutive. All'ultima giornata abbiamo fatto la partita della vita e siamo riusciti a vincere il campionato di promozione. Per questa edizione del nostro telegiornale è tutto, noi ci vediamo come sempre domani sera alle 19.